importante incontro alla presenza di ospiti di prestigio agli ospedali riuniti di Ancona per presentare ricovero ospedaliero con strumenti di intelligenza artificiale nei pazienti con Covid. Si tratta del primo studio pilota di fattibilità dell'utilizzo di un sistema basato su intelligenza artificiale per il monitoraggio di parametri del paziente affetto da SARS-CoV-2. Quindi un qualcosa di assolutamente più certo, più sicuro rispetto al mi sembra di stare male, mi sembra di stare peggio. La Regione Marche è antesignana dell'intelligenza artificiale in sanità. Questo studio applica intelligenza artificiale e quindi come tale nelle fasi iniziali mira proprio ad addestrare un supercervello che in qualche modo ha bisogno di una conferma dell'esperto. Di coniugare tematiche tradizionali, lo studio della medicina con tutte le innovazioni tecnologiche. Credo che sia la prospettiva più bella, più interessante, più entusiasmante di questi periodi. Le tecnologie sviluppate per questo progetto, avviato nel territorio comunale di Offagna, consentono di analizzare in tempo reale molteplici parametri clinici dell'utente positivo o con sintomi da Covid, di calcolare il cosiddetto indicatore di stabilità clinica e di trasmettere i risultati tempestivamente ai medici. Questi ultimi, a distanza, effettueranno tutte le successive valutazioni, le diagnosi e la prescrizione di eventuali cure. Il tutto avviene grazie ad un dispositivo portatile abbinato ad un cellulare e a un'app dedicata. Il suo compito è quello di mettere in evidenza gli aspetti clinici più importanti e di valorizzarli nel modo perfetto per dare delle previsioni sull'andamento delle malattie, sulla scelta delle terapie. Le nostre equip formano e addestrano il paziente all'uso della tecnologia e dei device. La nostra centrale medica da remoto contatta periodicamente il paziente, lo assiste nell'uso dei device e della rilevazione dei parametri e interviene laddove ci sono delle anomalie. Le strumentazioni sono messe a disposizione dei pazienti gratuitamente. È una cosa molto bella, molto importante, quindi abbiamo aderito con entusiasmo.